telespettatori, buongiorno da Vercelli, da Flavio Pasetto. Santià e Virtus Verona si affrontano qui sul rettangolo di Santià per il quarto turno dei playoff. Santià, palla Nalini che gioca bene, Nalini per Santuari, limite dell'area di rigore, Santuari in area di rigore, poi c'è il numero 2 Virga che lo porta fuori area, riesce a far ripartire la squadra. Allegrini, conclusione, gol! Gol di Allegrini, Virtus in vantaggio, Allegrini ha trovato lo spazio e la battuta, un fendente di Allegrini, all'ottavo minuto Virtus in vantaggio, Allegrini, gran gol di Allegrini e la Virtus è in vantaggio, una rete a zero per la formazione di Fresco, grande gol, avevamo detto, e Allegrini va verso la tifoseria della Virtus, felicissimo romano della formazione di Fresco. Piero Bon, limite dell'area di rigore, Piero Bon conclude con la facile parata, però dobbiamo dire, di De Martino verso Uvio, anticipato dall'intervento di Scala, Rossi rincorso da Uvio, mentre adesso Brognoli in possesso di palla, la conclusione di Brognoli e la prima parata importante, e poi in due a intervenire su di lui, Minincleri, il suggerimento per Visciglia in area di rigore, scivola ancora Visciglia, poi Rossi non se la sente di tirare, torna lì indietro, suggerisce per la velocità di Visciglia e poi viene travolto Frendo che va a coprire sull'avversario e rinvia De Martino lungo per Mensa scivola in area di rigore mentre voleva superare l'avversario, recupera la palla, via, slalom, via, è libero Nalini, Odogu in area di rigore, Odogu non riesce a concludere, azione gol della Virtus al 44, scatta adesso Mensa, la palla verso Odogu in area di rigore, Odogu fa filtrare la palla verso Santuario, ma cerca l'azione personale, Nalini imposta stupendamente per Mensa in area di rigore, Mensa il cross per Odogu troppo lungo, ancora palla per Uvio non vuol far ripartire un avversario, bloccato per Allegrini per Odogu in area di rigore, la conclusione di Odogu, ci mette una pezza Moscatelli, rente. La palla Minincleri, Piero Bon e c'è la parata stavolta di De Martino, la parata di De Martino, partita che si fa un po' più difficile per la Virtus Vecomp, Piero Bon in area di rigore contrastato da Trainotti, salva Frendo sulla linea, decisivo Frendo ha salvato sulla linea di porta, l'attacco ancora di Rossi, la respinta di Frendo, poi Nalini che non riesce però a contrapporsi, ancora Rossi che non riesce ad andare al tiro, c'è Nalini ad ostacolarlo, poi Minincleri ancora, il suggerimento e c'è il gol del pareggio del Santià, il gol del pareggio del Santià, Mensa in anticipo su Virga, ancora Mensa, lo scambio con Odogu difende la palla, Odogu in area di rigore, cerca di liberarsi all'indietro per Santuari che cerca di piazzare la palla, Frendo non lo può più prendere e c'è l'azione ed è De Martino di piede questa volta, l'intervento di De Martino, chiede Odogu, Nalini lo scambio in area di rigore, Santuari
Santuari messo giù, ma il direttore di gara ammonisce Santuari. Lallo per Boncato, palla verso Odogu che la difende bene, Odogu, ma c'è il fallo, il fischio del direttore di gara. E lì dopo i 90 minuti con il recupero il risultato si era bloccato sull'1-1 tra il Santià e la Virtus Veconf Verona, gol nel primo tempo di Allegrini all'ottavo minuto ed il pareggio della formazione nella ripresa della formazione piemontese con Scala. Siamo i calci di rigore in questo finale veramente emozionante, l'avevamo detto, una Virtus che non è riuscita a superare l'avversario quando dopo i primi 45 minuti c'era parecchio ottimismo in casa rossoblu, ma la ripresa ha gratificato soprattutto i piemontesi che hanno ottenuto il pareggio e hanno anche sfiorato il gol per la verità della vittoria. Quindi adesso c'è veramente la roulette di calci di rigore. Il primo incaricato nelle file della Virtus della battuta del calcio di rigore è Nalini. Nalini contro, e c'è la rete di Nalini che realizza. Velleri contro De Martino. Velleri contro De Martino, mentre il direttore di gara non dà il consenso. La battuta di Velleri e c'è il gol. Velleri realizza anche Velleri, siamo ancora sull'1-1. Più per l'incontro. Batte Frendo e realizza stupendamente, dobbiamo dire. Portiere da una parte, palla dall'altra. Ramottun contro De Martino. Ramottun, la parata, la respinta di De Martino, tifoseria della Virtus. Siamo sul 2-1. Mensa contro voi, siamo sul 2-1 per il momento. E gol anche di Mensa. Mensa. Rossi contro De Martino ed è gol, realizza Lonardoni, il sinistro Lonardoni dà la battuta ed è gol centrale, realizza con il portiere che si è mosso dall'altra parte. La battuta di Mininclari ed è gol. Se Allegrini realizza il gol, la Virtus è al quarto turno. Grande importanza la battuta di questo calcio di rigore ed è gol! La Virtus supera il turno. La Virtus è al quarto turno dei playoff. Allegrini gol. La tifoseria della Virtus, 5-4 rigori, la Virtus supera il turno e supera il turno ancora una volta ai rigori la formazione di Verona. Tifoseria della Virtus, dobbiamo dire di una partita difficile finita sull'1-1 con una Virtus però dal grande carattere, i calci di rigore, supera il turno e un saluto vi arriva da Vercelli, da Flavio Casetto, da Filippi per la parte tecnica e un grande risultato, ancora Virtus che va avanti in questa manifestazione, una Virtus che ha sofferto ma che ha saputo ancora una volta reagire con grande dignità e con grande personalità. A risentirci per i prossimi appuntamenti
dei playoff.